Siamo sul crinale di Santa Donna, siamo vicino alla linea dell'alta tensione, qui i lavori sono già iniziati, hanno cominciato a pulire, anche se hanno detto che era tutto da stabilire, perché qua dovrebbe nascere la sottostazione. La sottostazione è esattamente quell'oggetto che prende la corrente elettrica dalle pale e le mette in questa linea che poi vedremo insieme. C'è un gruppo di ragazzi del comitato che non è d'accordo con la costruzione delle pale eoliche che adesso ci spiegheranno esattamente cosa succederà qui. Oggi è una giornata di pioggia, nonostante sia una giornata di pioggia, che ci sia vento, che ci sia brutto tempo, è un posto splendido. Architetto Mazzadi, questa che vediamo arancione è una frana crescente. La linea verrebbe costruita alla stazione a meno di 10 metri. Cosa può succedere se parte una frana crescente? E diciamo che questa è la carta del dissesto della provincia di Parma e fa vedere come ci siano due grossi ammassi franosi, uno che va verso Porcigatone e uno che va verso la Val Noveglia. La frana crescente chiaramente è una frana che nel momento in cui si sconvolge l'equilibrio precario in cui si trova può partire e quindi può creare danni a tutto il versante. La pala numero 3 da progetto è veramente tangente al profilo della frana crescente e quindi possiamo avere un dissesto. Il progetto non ha verificato questi tipi di problematiche, tant'è vero che la Regione Emilia-Romagna nelle 46 richieste di integrazione che fa questo progetto chiede appunto di verificare questo tipo di problemi con delle indagini sul posto e non soltanto con una relazione sulla cartografia e basta. Tu sei architetto, sappiamo che non sei favorevole a questo tipo di progetto. Tu, se avessi un cliente, lo consiglieresti di costruire in questa zona con delle dimensioni, con queste dimensioni? No, direi che il versante almeno da carta di dissesto si vede che è piuttosto precario e le dimensioni chiaramente contano. Le pale che abbiamo davanti del passo della cappelletta, quelle sopra il Bareto, non arrivano a 70 metri, qua si parla di 150 metri, è un progetto completamente diverso che può sconvolgere l'equilibrio di questo versante. Senti un attimo, qua poi non ci sono costruzioni storiche. Si sa che solitamente i nostri avi costruivano dove non c'erano problemi di frane. Può essere un indice del fatto che qui è pericoloso costruire? Potrebbe esserlo e comunque bisognerebbe andarci coi piedi di piombo prima di proporre nove pale da 150 metri in una zona bellissima fra la Val Noveglia e la Val Varacola e anche la Valvona, perché anche la Valvona verrà interessata da questo progetto di nove pale eoliche. Ivano, qui di fronte, Ivano Vignali, qui di fronte abbiamo un traliccio che io presumo sia 20-25 metri, no? Queste pale di 150 metri, 9, che tipo di impatto di rumore, che tipo di problemi possono dare a breve termine? Ho una bibliografia ormai internazionale e indiscutibile, nel senso che hanno fatto degli studi, ci sono mai delle esperienze. Ci sono due tipi di problemi per la salute di tutti quei paesi che noi vediamo da questo posto, da Val Noveglia, Porcigatone e anche e soprattutto poi in futuro dalla Val Vona. È il rumore sensibile e l'infrasuono. Il rumore sensibile di queste pale sarà, secondo proprio lo studio fatto da Eolica Parmense, il loro documento, Eolica Parmense. Mediamente sarà di 106 decibel, vuol dire tra il rumore di un treno e il rumore di un martello pneumatico. Per 9 stazioni. Per 9 stazioni o per 3, a seconda di che cosa, questo qua era ancora per 3, ma comunque per 9. Ricordiamo che gli abitanti di Val Noveglia mi hanno fatto notare nell'incontro che ho avuto in questa valle che loro sentono le campane di Brunelli suonare, sentono anche il nostro treno, naturalmente il treno passa sul ponte di ferro, si incune per la Valvona, poi si inira. Potete immaginare 9 treni sferraglianti, notte e giorno quando tira il vento, oppure 9 martelli pneumatici toglierebbero la pace a tutti questi paesi nel raggio di chilometri. Poi c'è l'infrasuono. Senti, abbiamo capito quindi che il rumore ci sarebbe. In più ci sarebbe qualcosa di un pochettino più subdolo, che è l'infrasuono che non si conosce, di cui non si conosce bene cosa può produrre e soprattutto con questa dimensione non c'è nessun modello che possa essere riproposto in montagna con questo tipo di dimensioni. No, al contrario, ormai sono arrivati gli studi, non te li elenco perché per motivi di spazio, americani, soprattutto francesi, inglesi, canadesi, dove dicono che l'infrasuono, che è tra l'altro una delle armi più moderne a disposizione dell'esercito di Israele, perché ha degli effetti particolari, non lo senti, ma ti crea nausea, vomito, vertigine, sensazione di panico e mancanza di sicurezza. Abbiamo una serie ormai notevole di studi in inglese ancora comunque che tutti possono consultare se sanno l'inglese, ma qui ce li ho anche tradotti, dove dimostrano come l'infrasuono in pianura arriva sino ad 1,5 km dalla pala di 3 megawatt. Queste sono pale da 3,4, ricordiamo, ed in montagna arriva sino a 3,5 km di distanza in linea Questo in linea d'aria. teorica potrebbe essere anche di più, poi. Potrebbe, no, al minimo, quindi potrebbe essere anche di più. Quindi parliamo della Valvona, quasi tutti i villaggi della Valvona, Porcigatone, Casena,
Tembola, tutta la Val Noveglia. Senti, tu tecnicamente sei preparatissimo. Se un privato volesse tutelarsi, ad esempio facendo una prova in bianco, cioè facendo misurare gli infrasuoni adesso e quando ci sarà poi questa costruzione, è possibile farlo? Gli infrasuoni adesso non esistono qui in questa zona, no, perché il muro di fondo della campagna è a zero infrasuoni. Gli infrasuoni si vengono a creare con compressioni forti di aria e la pala, quando la pala ruotando passa di fronte al palo, schiaccia l'aria tra il palo e quel famoso fum. Lì si vengono a creare questi. È come uno strumento musicale gigantesco. Sì, infatti, come uno strumento. E hanno fatto delle prove anche scientifiche con della gente nel laboratorio. Ha messo lì, gli ha messo un amplificatore, gli hanno sparato addosso degli infrasuoni. Lui non sentiva niente, ma dopo 5-6 ore andava in panico. Senti, tu sei un ambiente farmaceutico, sei in un ambiente sanitario. Ti hanno preso in giro, perché tu sei un farmacista, fai conti da farmacista. Di questo puoi parlare, però. Cioè, si sta male con gli infrasuoni. Non lo dico io, lo dicono almeno 40 studi internazionali non. Non smentiti, non posso permettermi, non ho fatto studi, però ci sono gli studi, e chi dice, come è successo in quella serata di presentazione del progetto, che sono cose che invece in montagna arrivano fino lì poi non vanno oltre, non è vero, studiatevi, poi è peggio, e soprattutto i bambini, perché hanno un sistema limbico molto sensibile ed elastico, e soprattutto gli anziani, tra virgolette, ma ci sono anch'io, oltre i 50 anni, praticamente poi le persone anche tra i 20 e i 50 anni che soffrono il mal d'auto, chi ha un sistema limbico particolarmente sensibile, l'infrasuono è devastante. Siamo con Guido Sardella, esperto, probabilmente il più grosso esperto della zona per quello che riguarda la fauna, la flora, sei il responsabile dell'oasi dei Ghirardi. Senti, queste grandi installazioni a livello di avifauna, ma anche in generale, che tipo di problemi possono dare? Danno un problema sulla grande avifauna, cioè sui rapaci veleggiatori, un impatto diretto, nel senso che li falciano nel momento che passano. Le pale di questa dimensione, quindi pale che tra rotore e piantone arrivano a 150 metri, hanno la pala che ruota a una velocità tale che le punte sono invisibili, quindi non sono le pale che vediamo nella installazione di Opimiti o quelle del Passo della Cappelletta, sono molto più lunghe, molto più veloci. E i rapaci anche di giorno, quindi non solo i pipistrelli che vengono uccisi durante la notte, ma di giorno i rapaci sbattono contro e vengono uccisi. Ci sono studi in Spagna dove gli impianti sono molti. Ma senti, qua magari qualcuno dice chi se ne frega, c'ho la poiana, mi mangia i polli, meglio così muore, i pipistrelli mi fanno schifo, ma mi sembra che qualche problema ci possa essere anche sulla fauna, quella che viene cazzata, perché i cinghiali verrebbero allontanati e molti volatili non ci sarebbero più. Certamente, anche gli infrasuoni di cui parla Ivano, ovviamente, oltre che noi, colpiscono anche i mammiferi, gli altri uccelli. Quindi se sparissero tutti i cinghiali per paura, potrebbe succedere? Potrebbe succedere sicuramente, sempre che vadano, perché poi c'è il dubbio del vento, non l'abbiamo ancora detto. Quindi se rimane ferme non succederebbe nulla? Non succederebbe nulla, tranne la perdita magari di valore dei terreni, come è stato visto. Senti, anche i cantieri però durerebbero per un anno, anche qui ad esempio questo è un passaggio di cinghiali. Torniamo a una cosa che piace molto ai nostri telescottatori, che sono i cinghiali, sono i cinghialisti. Qua per un anno e mezzo ci sarebbero operai, ruspe, trattori, camion, quindi qua anche questi animali sarebbero tutti disturbati nel passaggio. Sicuramente, qua e non solo i cinghiali, lasciami parlare anche degli altri animali, qui ci sono una serie di specie di interesse comunitario che magari non interessano ad alcuni, ma per altri sono specie importanti, e soprattutto per la comunità europea che per queste specie finanzia progetti LIFE, voci del piano di sviluppo rurale, sulla quale anche quest'anno la riserva dei Ghirardi ha preso finanziamenti che andranno poi a favorire i proprietari. Senti un attimo, parliamo di finanziamenti, quindi vuol dire gente in edilizia che lavorerà, tecnici e muratori che lavoreranno. Tu ti occupi di turismo verde, quante persone vengono all'Oasi dei Ghirardi ogni anno? Centinaia, migliaia o decine di migliaia? Ma no, decine di migliaia in questo momento no, tenendo presente che veniamo da alcuni anni di fermo praticamente, però migliaia vengono già adesso, e negli anni in cui riuscivamo ad avere i weekend con le visite guidate arrivavamo tranquillamente a circa 10.000 persone all'anno. Se ci dovessero essere le pale, tu stimi che aumenteranno questi visitatori o diminuiranno? No, diminuiranno, ma non solo quelli della riserva, ma anche quelli degli agriturismi esistenti e quelli in costruzione, come ad esempio a Case Sottane. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che qua stiamo vedendo che a livello tecnico ci sono dei problemi, può franare. A livello di salute ci possono essere dei problemi, possono far male. A livello di turismo, chi si occupa di turismo e porta migliaia di persone,
pensa che possa esserci dei problemi, e poi si è sempre parlato di fauna quella semplice, cioè gli uccelli, i rapaci, ma i cinghiali avrebbero dei problemi, il cantiere sarebbe impattante. Andando più avanti poi vedremo che ci sono dei sentieri che avrebbero trasformati in strade, dove i camion dovrebbero portare decine di migliaia di tonnellate di calcestruzzo. Qualche pensiero è opportuno. Abbiamo svalicato, di qui c'è la Valtaro e di qua c'è la Valnoveglia. Questo è il sentiero, guardate, questo è il sentiero che dovrebbe trasformarsi in una strada per portare il materiale e le pale alle altre tre pale sopra la Valvona, che è esattamente qua sotto. Qua ci sono passate delle moto d'enduro, c'è una curva, e questo è un sentiero, non è una strada.